Non arrabbiarsi, non ditelo ai milanisti. Il reverendo Pelé vede la Sampdoria conquistare il primato solitario, un primato storico, e Van Basten ricevere premi più per il passato che per il presente. Vincere a Milano era già capitato ai genovesi, ma vincere e scavalcare il Milan in testa alla classifica, mai. Campo infame, impostazione tattica quindi importante. Boskov, senza Vialli, Bonetti e Bjerkovud, può usufruire di Katanec, uomo ovunque, mentre Dossena chiude sulla fascia sinistra e Lombardo è il cursore sulla destra. Re Cerezo, Pari e Mikhailchenko stanno in mezzo. Arrigo Sacchi è fra coloro che pagano e Galbiati si serve del telefono senza fili inventato da Ramaccioni per comunicare con lui. Gullit è in panchina con Evani, Agostini e Ancelotti in campo. Qualche bella occasione mancata sul fronte offensivo e poi l'olandese prende il posto di Donadoni che chiede la sostituzione per un malanno a Linguini. Dopo le occasioni del primo tempo il Milan nella ripresa si fa più lungo, riesce a sfruttare poco il gioco sulle ali e la Sampdoria imposta due o tre contropiedi pericolosi che mettono in difficoltà la difesa rossonera. Ma il gol di Cerezo, con un palleggio fitto, tutto di prima, fra Katanec e Lombardo, sottolinea la salute della squadra di Boskov e il malessere dei rossoneri. Le mischie non servono a nulla, creano solo confusione. Né vale accusare l'arbitro di non avere cuore milanista. C'è qualche episodio poco edificante, Mikhailchenko se ne va per un antico acciacco, Boskov per una parola in olandese a Van Basten. Ancora qualche azione insidiosa con il caritatevole Mancini pronto a graziare Pazzagli, poi l'occasionissima del pareggio mancata da Gaudenzi. E mentre Baresi si arrabbia col comune, Van Basten non cerca molte scuse. Sì, adesso parliamo sempre di arbitri, di campo, ma penso che c'è il più colpo siamo noi stessi. Abbiamo creato un paio di occasioni, ma più che occasione facciamo sempre i nostri giochi fino a un certo punto e dopo combiniamo poco.